Allora, prima di andare avanti, permettetemi solo di rivedere insieme questo codice, solo perché c'è stata una svista frequente da parecchi di voi che avevano degli errori su questa linea. Noi avevamo il metodo executeUpdate che prima prendeva un parametro SQL, cioè la stringa da eseguire. Passando al prepare statement, non devo più passargli questa stringa, quindi devo togliere questo parametro. Non avrebbe più senso passarglielo, perché in realtà la stringa l'ho già specificata come template e poi gli ho già passato i vari valori. Purtroppo, io dico purtroppo, questo metodo in realtà accetta ancora un valore stringa, quindi non mi dà errore, non avrebbe molto senso, però è fatta così da libreria. E nel caso in cui gli passate una stringa, esegue quella lì, non esegue più quella che ha preparato prima. Quindi tenterebbe di eseguire questa stringa così com'è, letteralmente, ovviamente si schianta con un errore di sintassi su questo punto interrogativo, perché non fa parte della sintassi SQL. Ok? Quindi, visto, normalmente non capita questo errore, ma visto che siamo andati modificando un codice che esisteva già, forse non vi ho attirato abbastanza l'attenzione sul fatto che avevo cancellato questo parametro alla funzione. Così come questi numeri 1, 2, altro non sono che il numero d'ordine di questi punti interrogativi. Okay? Quindi 1 significa al posto del primo punto interrogativo che ti troverai nella stringa, cioè questo, mettici questo valore. I punti interrogativi sono numerati a partire da 1 fino a quanto ce ne sono. Se io avessi, a volte capita di avere un valore che viene ripetuto più volte nella query, e però purtroppo dovrò creare tanti punti interrogativi diversi e quindi dovrò settare magari lo stesso valore più volte. Cioè è una cosa molto ingenua, diciamo così, questo meccanismo. Va da sinistra verso destra, ogni punto interrogativo ha un suo numero e viene sostituito da un valore. E questo, come dicevo, sarà il metodo che useremo sempre. Adesso però facciamo un passo avanti e cerchiamo di ragionare nei nostri pattern di programmazione su come si possano, confinare, isolare o rendere accessibili le funzionalità di accesso al database in un programma più ampio. Allora, di nuovo, qui siamo in una situazione simile a quella che avevamo col controller. Cioè accedere a un database è un mondo a sé. È un mondo a sé dove devo tenere conto, devo conoscere la libreria JDBC, quali sono le sue classi, devo conoscere il linguaggio SQL, la varia sintassi, come devo usare dei tipi di dati che sono i dati SQL e poi quindi poi convertirli in dati Java. È un mondo a sé, essenzialmente, no? Con le sue specificità. In più, tutto il codice che lavora con il database deve conoscere i parametri di connessione e la struttura del database, come si chiamano le tabelle, come si chiamano le colonne, eccetera. Tutte queste sono informazioni che al resto del programma non interessano minimamente. Okay? Quindi ha senso tenere isolati da qualche parte tutte quelle che sono le funzionalità di accesso al database stesso, attraverso alcuni metodi di accesso che invece siano generici e che non portino con sé la conoscenza dei dettagli di come è fatto il database. Quindi come possiamo organizzare il codice? Tipicamente c'è un pattern che si usa, no? Che viene chiamato DAO, che ci suggerisce di creare delle cosiddette classi dedicate all'accesso ai dati, Data Access Object. In questo pattern noi riconosciamo quello che è un client, cioè la nostra applicazione, che ha bisogno, un client è qualunque classe che abbia bisogno di accedere ai dati, cioè il nostro programma, nello specifico il modello ha bisogno di accedere ai dati, la classe model avrà bisogno di accedere ai dati, non sicuramente il controller, perché il controller già di per sé non ha neppure la visibilità sui dati del model, figurati se poi il controller deve sapere se un determinato dato, se l'ha memorizzato il model oppure il model l'ha salvato su un database. Quindi per noi le classi client, cioè le classi che hanno bisogno di usare, di conoscere i risultati presenti in un database, sono il model, le classi del modello.
separate da classi di accesso ai dati, classi dedicate all'accesso ai dati, classe DAO. Queste classi, cosiddette DAO, contengono tutto il codice legato alla libreria JDBC. È facile da verificare. L'importante è che la libreria JDBC non sia importata, non sia usata, nessuna classe della libreria JDBC venga usata in nessuna parte del programma se non in queste classi specifiche. E queste classi ovviamente faranno il lavoro di basso livello, chiamiamolo di basso livello, di accedere al database, eseguire le query e così via. Nel nostro codice queste classi le confineremo dentro, come abbiamo già fatto prima, un package, quello chiamato DB. Tutte le classi che hanno bisogno di accedere al database le metto in questo package. Quindi nessun'altra classe al di fuori di questo package potrà mai usare java.sql, no? Per scelta, no? Per scelta di organizzazione del codice. Qui dentro metto le classi di accesso al database. Quindi abbiamo il model, client, che chiama il metodo di una classe dedicata al database per ottenere dei risultati. Quindi potremmo avere una classe che possiamo chiamare qua nel package database, posso creare una nuova classe che posso chiamare libretto DAO, ad esempio, quello di mio. E questa classe libretto DAO avrà una serie di metodi, no? Libretto perché accede ai dati di tipo libretto, DAO perché così mi ricordo che è una classe di accesso ai dati, che avrà una serie di metodi che permettono al modello di poter leggere, scrivere, no? E modificare i dati all'interno del database che gestisce il libretto. Quindi che metodi potrebbe avere? No? Immaginiamo che questa classe qui offra al model una serie di funzioni di alto livello. Tipicamente sono le cosiddette funzioni CRUD, no? Create, read, update and delete. No? A volte si dice, ok, qui ci sono dei metodi CRUD per questa classe, per questa tabella del database. Vuol dire un metodo per creare un nuovo elemento, un metodo per leggere gli elementi esistenti oppure un elemento specifico dato la sua chiave primaria, un metodo per modificare i dati, un metodo per cancellarlo. Allora, io sono sempre allergico al delete, quindi non lo facciamo, cancello il delete, perché cancellare i dati non è mai una buona idea. Lo spazio costa sempre meno del tempo per avere dei dati, quindi cancellarli. Però le altre operazioni sono le operazioni di base da fare con i dati. Quindi se uno volesse creare la nostra applicazione che gestisce i voti e questi voti li voglio memorizzare nel database, dovrò come minimo creare un metodo create voto che riceverà, che cosa? Riceverà una stringa nome e un intero punti. Ce l'abbiamo già sto metodo, non l'abbiamo appena fatto. Meglio, magari non mi fa ricevere una stringa e un intero, gli passo un oggetto vuoto. No, abbiamo imparato prima col model a lavorare il più possibile con gli oggetti e meno con i dati spiccioli, la stessa cosa facciamo qui. Allora, qui questo crea, no? Quindi avrò un metodo dentro il quale ci sarà la insert, né? Ok, qui dentro faccio la insert. Ok? Quindi tutte le volte che il model ha bisogno di caricare un dato nuovo nel database, creerà, istanzierà un'istanza di questa classe di libretto DAO e chiamerà il metodo DAO.createVoto e gli passo l'oggetto voto. Il modello, la classe model, non ha la minima idea di quale sia il database e quali siano le tabelle di quel database. Semplicemente chiama questo metodo e sa che da qualche parte questo dato viene salvato. Si fida di ciò. Okay? Se non capita un'eccezione, ovviamente, che va gestita. D'altra parte, questa classe DAO non ha la minima idea, non deve avere la minima idea del perché sta facendo questa operazione.
Cioè qualcuno dice di aggiungere un voto, e lo aggiunge. Il suo lavoro è quello di negoziare col database con la sintassi giusta in modo che questo voto venga inserito. Okay? Quindi il modello e classe DAO hanno due scopi nella vita molto diversi, che però in qualche modo si devono parlare, e si devono parlare attraverso, che ne so, la classe voto, ad esempio. Quindi c'è una serie di oggetti ancora più stupidi, che sono gli oggetti che contengono dati senza fare nessuna operazione su di essi. Questi si chiamano spesso Data Transfer Object o Transfer Object. Cioè sono degli oggetti che usiamo per incapsulare dei dati che il modello vuole dare al DAO affinché questi vengano salvati nel database. Oppure i dati che il DAO restituisce perché li ha letti dal database. Questi oggetti sono oggetti più semplici, sono semplici classi, come appunto la classe voto, che sono in qualche modo condivise, sia dal modello che dal DAO. Quindi il DAO non deve necessariamente conoscere qual è l'oggetto modello, anzi proprio non lo conosce, né che cosa fa il model, ma deve conoscere gli oggetti semplici su cui anche il modello lavora, perché questi oggetti si devono poter scambiare, no? Parlare lo stesso linguaggio. Ad esempio, parlavamo di creazione, crude, e l'altro, la R è read, no? Public void, public read, voto. Tutti i voti. Magari possiamo dire read all, voto. Scusate, mescolo un po' l'inglese con l'italiano, perché voto è il nome della classe, read all mi dà l'idea dell'operazione che voglio farci. Allora, un metodo che si chiama read all voto, che cosa fa? Non ha nessun parametro, ma avrà come valore di ritorno una lista di voto, ad esempio. Quindi vedete che l'oggetto voto serve sia come parametro di ingresso che come parametro di uscita. Oppure potrei avere un metodo che mi dà un voto, read voto by punti, ad esempio, no, by name, by nome, string, nome, cioè ti do il nome di un esame e mi restituisci non i punteggi, sarebbe stupido restituire un intero con i punteggi, restituiscimi l'intero oggetto vuoto. Adesso l'oggetto vuoto ha solamente il punteggio in più, ma se aggiungessimo altri campi ha senso restituire l'oggetto intero che rappresenta la riga. Quindi ci sarà una serie di metodi che saranno sempre presenti in certo senso, che permettono al modello di poter accedere in lettura o in scrittura ai dati che gli servono all'interno del database. Potrò avere un metodo update voto, update punteggio, in cui ti passo il nome di un corso e il punteggio nuovo e tu me lo aggiorni, e così via. In questo caso, nel nostro esempio, l'oggetto voto funziona da transfer object. Cioè un oggetto contiene i valori che il modello e il database si passano avanti e indietro. E quindi qua dentro ci facciamo le operazioni. Quindi ovviamente quando vedo voto dovrò importare la classe voto che è presente nel modello, che è presente nel package modello. List è ovviamente già appunto util. Questo qua si arrabbia solo perché non c'è chiaramente il codice. Quindi noi possiamo prendere, no, già il codice che abbiamo fatto prima nel nostro main di prova e provare a schiaffarlo. In realtà il codice, il primo che abbiamo scritto è proprio il codice della read all voto, più o meno, e l'altro è il codice della crea voto. E dove era questo codice? Era qui. Quello della crea voto sarebbe questo e quello della read all in qualche modo sarebbe questo, col select asterisco. Dove, di nuovo, adesso dobbiamo però gestire, prima di fare copia e incolla, la schifezza numero uno che abbiamo citato prima, cioè il fatto che qua ci sia questa creazione della connessione ogni volta e quindi ogni metodo dovrebbe replicare sempre questa stringa. Allora, io preferirei a questo punto avere un'unica classe
che chiamiamo DB, che chiamo per abitudine DB Connect, sempre nel mio package database, mi crea una classe con un solo metodo statico che mi restituisca l'oggetto connection, e chiamo anche su getConnection. Dentro il quale vado a infilare le istruzioni di prima, che vado a prendere da qua. Quindi la URL di connessione e la getConnection. Dove ovviamente dovrò mettere un try catch e se tutto va bene questa connessione la ritorno, la restituisco al chiamante, altrimenti non ritorno nulla. Cioè qui mi sono fatto un metodo getConnection che ha le informazioni sul database, root, password, database, host, eccetera. E quindi tutte le volte che un metodo del DAO avrà bisogno di connettersi al database, non deve più fare lui la getConnection esplicita, ma semplicemente potrà chiamare questo metodo dbconnect, che è una mia classe, punto getConnection, senza più nessun parametro perché gli argomenti li ho già dentro, no? Solo una comodità. Ho centralizzato in un punto solo queste due istruzioni, questa istruzione qua alla fine. Questo ci serve sia come comodità per evitare di fare copia e incolla di tutta sta roba ogni volta, sia perché un pochino più avanti vedremo dei metodi furbi, più efficienti per evitare di fare 12.000 volte la getConnection quando avremo dei programmi che faranno molte interrogazioni. Allora ci sarà un metodo per gestire in modo più intelligente le connessioni e avendo noi isolato l'operazione di apriamo una nuova connessione dentro una classe dedicata, ci basterà toccare questo codice, modificare questa classe e tutto il resto del programma continuerà a funzionare senza modificare manco un punto e virgola. Quindi come sempre separare le responsabilità in oggetti diversi ci permette di ottimizzare una parte senza rovinare il resto. Allora, avendo fatto questo oggetto dbconnect, con due n magari, perché tre sono troppe, e anche il nome del file, scusatemi, la faccio con due n sole, okay. Posso usarlo nel mio libretto DAO, quindi a questo punto nella crea vuoto la prima cosa che faccio è farò connection uguale non più driver manager punto get connection con tutti i parametri, ma il mio semplice db connect punto get connection. E connection sarà java.sql. Ovviamente nulla cambia sul fatto che la connessione la devo chiudere. Ovviamente sempre tutto dentro un bel try catch. Catch SQL error, SQL exception. Per ora le eccezioni non semplicemente le stampiamo, ma eventualmente poi andranno gestite. Ad esempio, perché può fallire a crea vuoto? O perché ho sbagliato la sintassi della query, eccetera, ma la uso in modalità debug, oppure perché magari sto cercando di inserire un esame che c'è già. Allora in questo caso non devo stampare un'eccezione, ma dovrò comunicare al chiamante che
l'esame c'era già, l'operazione non era possibile, ma quello lo vediamo dopo. Dopo, nel senso della prossima volta, oggi non ci stiamo. E a questo punto, dicevo, il codice ce l'abbiamo già, basterà prendere questa parte fino a qua e la inseriamo come metodo creaVoto, dove ovviamente non ho nome e punti come parametri, ma saranno v.getNome e v.getPunti. Quindi questo è il codice uguale a quello che avevamo nella nostra funzione che avevamo fatto prima, che si chiamava aggiungi voto, ottengo una connessione, creo la query, preparo uno statement con quella template di query, imposto i parametri prendendoli dall'argomento che ho ricevuto, e poi eseguo la query vera e propria. Questo qua potrebbe essere, non un void, ma magari un boolean, in cui alla fine ti dico se il risultato è uguale a 1. Quindi ritorna true se il risultato è uguale a 1, ritorna falso se il risultato è diverso da 1, vuol dire che non sono riuscito, che l'execute update non è andato a buon fine. Però questo lo vediamo anche nella gestione delle eccezioni. E anche qua farò un return false per dire che non sono andato a buon fine. E quindi questo è il tipico schema, no, di metodi tipo crea una nuova riga in un database. Ti passo un oggetto e tu mi fai una insert che contiene i vari campi di questo oggetto. E devi fare attenzione ovviamente a mettere il campo giusto nella colonna giusta del database. Ovviamente ci aiuta il fatto che noi abbiamo scelto come colonne del database nome e punti, che guarda caso sono gli stessi nomi delle proprietà dell'oggetto vuoto. Nessuno ci obbliga a farlo, ma se lo facciamo è più semplice per noi. Così avremo un oggetto vuoto col metodo getNome che andrà messo nella colonna nome del database. Manteniamo una certa allineamento, un certo allineamento tra il mondo relazionale, quindi delle tabelle e delle colonne, con il mondo oggetti, cioè degli oggetti, delle classi e delle proprietà. Poi ci daremo più avanti delle regole per aiutarci a fare questo allineamento, però anche intuitivamente, no, se diamo gli stessi nomi è meglio. Quindi praticamente il pattern che abbiamo usato è questo. Noi abbiamo il nostro modello, che non abbiamo ancora toccato per ora, che tutte le volte che ha bisogno di accedere al database userà un oggetto DAO, che è questo qua, Data Access Object, libretto DAO, eccetera, eccetera. Questo oggetto è colui che effettivamente fa accesso al database attraverso la connection, e noi qua abbiamo fatto questo, qui si chiama data source, noi l'abbiamo chiamato dbconnect, che è il metodo che ci permette di accedere al database, e quindi può eseguire le query e ottenere il result set, il tutto scambiandosi col modello degli oggetti di tipo transfer object che contengono i dati effettivi. La cosa da notare è che il model non vede minimamente queste che sono le classi a livello JDBC. Qua c'è il JDBC, la connection, il result set, gli statement, che sono totalmente isolati dal client attraverso una serie di metodi CRUD più di alto livello, diciamo. Poi non è detto che ci siano solamente metodi di questo tipo, possono esserci anche metodi che fanno query un pochino più complicate, più sofisticate, va bene. L'importante è che queste query vengano fatte tutte dentro questi metodi DAO, queste classi DAO.
Io sto parlando al plurale di classi DAO perché magari è un database molto grande con tante tabelle, quindi non posso mettere in un'unica classe i metodi per tutto. Magari non so, avrò libretto DAO, avrò studente DAO, avrò varie classi, ciascuna delle quali, tra virgolette, si smazza la gestione di un tipo di tabella o di un gruppo di tabelle, diciamo così, correlate tra di loro. Questo poi è una scelta mia di progetto. Quindi, la classe DAO, che regole ci diamo? Una classe DAO non ha stato. Non ha stato interno. È fatta di metodi che possono essere chiamati al bisogno in qualunque ordine. Quindi il DAO non conosce lo stato dell'applicazione. Sono semplicemente metodi di utilità da chiamare in qualunque momento. Infatti noi siamo partiti senza dichiarare nulla. Scusate, il DAO era questo. Senza dichiarare nulla come variabili, semplicemente una serie di metodi. A differenza del modello, invece, il cuore del modello è quello di avere le strutture dati, le liste, le mappe, gli insiemi. Poi cerchiamo, se abbiamo un database che ha tante tabelle diverse, quindi gestisce tanti tipi di dati diversi, di parcellizzare i vari tipi di dati in varie classi. Così come questo DAO, libretto DAO importa la classe voto e quindi ti darà tutti i metodi per lavorare con oggetti di tipo voto. Se ci fossero oggetti di tipo diverso, magari li metto in una classe diversa. Non sono obbligato, ma è una regola così, di gestibilità. Possiamo offrire dei metodi CRUD, tipicamente, possiamo, non dobbiamo, perché magari nella nostra applicazione non abbiamo bisogno di fare cancellazione, non abbiamo bisogno di fare inserimento, non lo mettiamo il metodo, mica siamo obbligati a farli tutti, quelli di lettura quasi sempre. Ed eventualmente metodi di ricerca, cioè dammi tutti gli elementi che hanno una certa caratteristica, che sono in qualche modo una specializzazione dei metodi di lettura, che sono poi la maggior parte. Di solito nelle nostre applicazioni avremo tanti dati, dovremo leggere e farci qualche cosa, analizzarli in qualche modo questi dati. Quindi i metodi di lettura e di ricerca sono quelli preponderanti, sono le select alla fine, no? Che fanno la parte del padrone. Proviamo a mettere anche il metodo read all voto. Per il momento commentiamo questo così non ci dà errore. Quindi un metodo che mi legga dal database tutti i voti. Allora anche qua cosa farò? Farò al solito try catch, perché devo gestire le eccezioni di SQL exception. Qua magari facciamo queste cose qui, come al solito, e decidiamo cosa ritornare. Beh, ad esempio null. Questo è il caso in cui vada qualcosa storto. Se invece va qualcosa bene, cosa devo fare? Beh, devo leggere i dati e quindi copiamoci il codice che avevamo prima nel main del nostro programmino di esempio, che andava da qua. Fino alla connection.close compresa, mettendoci davanti ovviamente l'apertura della connessione. Connection con uguale dbconnect.getConnection e poi ci incollo il codice di prima. Quindi questo metodo read all voto, adesso poi dobbiamo ancora modificarlo, apre la connessione con la dbconnect.getConnection. Crea uno statement, potrebbe anche essere messo un prepare statement, anzi, abituiamoci. E quindi prepare statement ha bisogno dell'SQL definito la riga sopra, prima. Così nell'execute query togliamo l'SQL. In questo caso non cambia nulla, perché non ci sono parametri, però se ci abituiamo a usare prepare, non è statement, ma è ovviamente prepared. Eseguiamo la query e estraiamo i risultati. Ovviamente estraiamo i risultati non per stamparli, ma per aggiungerli ad una lista che sarà il mio risultato. Quindi prima di questo ciclo while definisco una lista di voto, fatemela chiamare result,
new array list di voto, appunto, e anziché stamparli su schermo, perché magari non è la cosa giusta da fare, gli aggiungerò result.add un nuovo oggetto voto che usa questi valori nome, virgola, voto. Il costruttore di voto contiene string nome int punti, ok, nome, l'ho chiamato voto, siamo coerenti fino in fondo, chiamiamolo punti così non ci confondiamo. E alla fine, quindi, questo result va restituito al chiamante. Quindi un metodo che estrae i dati, non sa che cosa farsene, allora li mette in una lista e li restituisce al chiamante che saprà che cosa farsene. E questo è lo scheletro alla fine del 90% delle query che faremo. Ciò che cambia ovviamente molto è la query che faccio, magari avrò dei parametri, devo fare delle join, devo fare delle where, devo fare dei group by, dipende da che cosa devo ottenere, ma poi alla fine costruirò quasi sempre una lista che contiene i vari risultati che ho ottenuto. E ovviamente questi metodi potranno avere dei parametri ovviamente che ci dicono che cosa cercare, quali sono le condizioni da ricercare. In questo caso tutti, e va bene tutti, altrimenti magari ti passo il nome, ti passo il voto minimo, ti passo la data e tu mi dai solamente quelli che rispettano un certo criterio. E questo è il lavoro tipico di una classe DAO, offrire una certa serie di metodi che manipolano direttamente le tabelle del database. Ricordarsi di gestire l'eccezione, ricordarsi di chiudere la connessione. Attenzione che il return result è un po' antintuitivo, va messo dopo le close, cioè non è antintuitivo, ma una volta che il risultato ti verrebbe da ritornarlo subito. No, aspetta, non posso ancora ritornare alla funzione perché prima devo pulire la connessione, restituire la connessione al database. No? Viene un po' l'istinto di, sai, ti dimentichi questo, ho il risultato, return result. Ok, lo restituisco, però rimane la connessione aperta. E la prossima volta che chiamo, ridò il voto, ne apro un'altra, ne apro una seconda, ne apro una terza, ne apro una quarta. Programmi che facciano queste cose magari dentro un ciclo, aprono magari 10, 20, 50 connessioni, a un certo punto comincia a darti errore il database perché hai raggiunto il massimo numero di connessioni. Sono tutte connessioni idle che non fanno nulla, però sono aperte, il database non lo sa, che non ti servono più. Poi questo lo risolveremo, questo problema, come dicevo, modificando la classe DBConnect. Ma però ricordiamoci sempre di rilasciare una risorsa quando non ci serve più. Lo statement è importante sì e no, la connessione invece sì. Perché statement, dicevo, non è molto importante perché quando chiudo la connessione si porta dietro di sé la chiusura anche di tutti gli statement associati a quella connessione stessa. Quindi abbiamo semplicemente incapsulato nel posto giusto, noi abbiamo adesso questo package che si chiama database DB, che contiene la classe DBConnect che ha un compito solo: aprire la connessione, e in questo caso c'è una classe DAO, potrebbe esserci più di una se avessimo un database più complesso, che offre i metodi per manipolare i dati del database. Tutto qua dentro DB. Che usano ovviamente le classi, come voto, le classi contenitore di dati, gli oggetti semplici Java. La logica del programma continua, era e continuerà a essere dentro il modello, in questo caso il nostro modello era la classe che si chiamava libretto. Allora, noi potremmo a questo punto far evolvere
il nostro modello per far sì che lavori con degli esami che non sono memorizzati dentro una lista, ma sono memorizzati direttamente nel database. Allora andiamo un po' a vedere i metodi che a questo momento il libretto offriva. Ad esempio offriva, allora vediamo, i metodi libretto erano add voto e get voti, no? Partiamo da queste due, che sono le due che, se ricordate, avevamo agganciato all'interfaccia utente. Se io faccio ripartire il programma della volta scorsa, avevamo qua l'elenco dei voti e qua sotto la possibilità di aggiungerne uno. E quindi usavamo questi due metodi, addVoto e getVoti. Quindi per fare un po' di pulizia proviamo a lasciare solamente questi due metodi, gli altri tanto li riprendiamo nell'altro branch, quindi duplicate, conflitti, eccetera, eccetera. Allora, questi metodi lavoravano su una lista. Adesso noi potremmo fare in modo che questi metodi lavorino direttamente sul database. Quindi il metodo add alla fine può diventare semplicemente, anche qua, deleghiamo al DAO l'aggiunta di un nuovo voto al database. Come? E beh, semplicemente creo un libretto DAO, chiamo DAO l'istanza, tanto ne ho uno solo, new libretto DAO, oh. Libretto, si chiama libretto DAO, no, sta roba? Libretto DAO, sì. E questo lo vado a importare dalla classe DB, dal package DB, importa libretto DAO da librettovoti.db, e quindi chiamerò a questo punto il metodo del DAO creaVoto, a cui passo l'oggetto V. Adesso dovrò andare a controllare, questo ritorna un boolean, se non sbaglio. Boolean che era vero se ero riuscito ad aggiungere o falso se aveva dato un'eccezione, se ricordavamo bene come abbiamo implementato creaVoto, e guarda caso è lo stesso valore che deve ritornare il metodo add, quindi in questo caso restituiamo semplicemente il risultato. E anche getVoti non fa qualcosa di molto diverso, nel senso che anche getVoti chiederà al database, quindi al DAO, di dare il voti. DAO.read all voto mi restituisce una lista che posso direttamente ritornare al mio chiamante. Dimmi. Allora, lui mi ha chiesto se questi metodi crea voto, ridò voto potrebbero essere dei metodi statici. Sì e no, nel senso che normalmente devo avere un buon motivo per fare un metodo statico, no? Normalmente i metodi li creiamo come metodi normali, quindi si crea un'istanza di un oggetto che può essere poi eventualmente, posso poi eventualmente creare sottoclassi per far evolvere, per ridefinire quei metodi. Definire un metodo statico solo per risparmiarsi la new, no, non è un motivo sufficientemente valido, no? che poi mi impedirebbe la possibilità di fare delle sottoclassi di quel DAO, no? Avere un metodo statico. E quindi di solito non si preferisce. Tenete presente che questa new non costa nulla, cioè ci costa una riga di codice,
però poiché il DAO è un oggetto senza stato, non ha un costruttore, non ha delle variabili da inizializzare, qui non sprechiamo tempo a fare questa new, semplicemente diciamo così, abbiamo un contesto in cui chiamare la funzione. Quindi, nonostante potrebbe essere, ah sì, ma tanto quella funzione la chiamo una sola volta, la faccio statica, direi che no, se non c'è. Io ho fatto statica questa, di bconnect, ma perché in realtà a sua volta chiama un metodo statico di un'altra classe. Quello effettivamente viene usato, la stessa classe, lo stesso metodo da tutta l'applicazione. Questo ci servirà più avanti, perché così abbiamo un punto centrale che conosce se una connessione è già stata aperta oppure no. Adesso non lo stiamo usando, ma poi questa classe di bconnect la faremo evolvere e si capirà meglio perché l'ho fatta statica. Perché voglio, in qualche modo, qui sto implementando un altro, non ne volevo parlare oggi, ma sto implementando un altro pattern che si chiama singleton. Cioè avere una classe di cui sono sicuro che in tutto il programma ci sia un'istanza sola. Allora questo lo puoi fare usando opportunamente dei metodi statici. Perché un'istanza sola? Perché magari troveremo che sarà comodo avere una connessione unica che viene condivisa da tutti, anziché ogni volta ciascuno che ha bisogno di una connessione si crea la sua. Però questo per giustificare il fatto che i metodi statici sono da prendere, diciamo così, da centellinare solamente quando effettivamente servono, altrimenti il metodo normale di programmare è usare i metodi normali e quindi creare oggetti quando ci servono, nonostante sprechiamo una riga di codice. Allora, tenete presente che in questo caso il codice che ho fatto è un cortocircuitare direttamente sul database le operazioni che arrivano dal controller. In questo caso il modello è un pochino sacrificato, non fa niente. Semplicemente fa da passacarte, no? Da delega. Vediamo se funziona, poi ci ragioniamo se sia una buona scelta oppure no. Allora, noi abbiamo implementato voto e get voti che dovrebbero essere toString cosa vuole. Ah, ovviamente non ho più l'oggetto voti e quindi toString non lo posso fare. Ma potrei, vediamo, mi serviva il toString nel controller. Dunque, qua. No, perché facevo io l'append. Quindi il toString posso anche per ora cancellarlo. Allora, vediamo il main. Allora, qui già parte male, perché io ho aperto questa finestra e mi aspettavo di vedere i voti. Perché non li vedo? E beh, perché poi quando abbiamo fatto questo programma pensavamo che effettivamente il programma partisse da zero e quindi i voti comparissero solamente dopo che li avremmo aggiunti. Invece qui noi sappiamo che c'è un database sotto, quindi i voti già ci sono. Allora, andiamo un attimo a modificare il controller, però questo è un problema del controller, che mi visualizzi i voti anche all'avvio. E cosa vuol dire visualizzare i voti? Alla fine vuol dire fare questo codice qua, questa parte di codice qua che mi visualizza i voti all'interno della casella di testo. Io devo farla non solamente qua, che era il punto in cui arrivo se ho correttamente inserito con successo un voto, ma anche all'avvio. Allora mi viene subito da pensare, facciamo un metodo privato che faccia sta roba, così lo richiamiamo in più punti. Va bene. Dove lo devo richiamare questo metodo? All'avvio del programma, prima che l'utente faccia cose. Cioè, in quale metodo del controller? Beh, potrebbe essere nel metodo initialize, ma no. Proviamo a prendere queste quattro righe che abbiamo detto che sono qui, copio e incolliamole qua sotto.
Allora, il metodo initialize, ci ricordiamo, è quello che viene chiamato all'avvio del programma e è quello che abbiamo usato per riempire la tendina con i numeri da 18 a 30. Allora potremmo anche usarlo per precaricare nella casella di testo i voti degli esami. Ricordiamoci che adesso getVoti va a leggere il database e quindi restituisce dei valori. Se provo a eseguire questo, non funziona e mi dà un errore strano, strano no, è null pointer exception, dove? Alla riga 88 del controller. Cosa c'è alla riga 88 del controller? C'è questo, model.getVoti. Cioè il metodo initialize va bene perché viene chiamato all'inizio del programma, ma viene chiamato prima che l'entry point, che il main, possa fare setModel. Cioè quando viene creato il metodo initialize, il modello non esiste ancora, non è ancora stata creata la classe modello. Quindi posso fare tutte le operazioni preliminari che mi servono, purché non abbiano bisogno del modello. Se ho bisogno di metodi del modello, non posso farlo dentro initialize, devo farlo un po' dopo, quando avrò il riferimento al modello. E quando è che avrò riferimento al modello? Dentro il metodo setModel. Finalmente mi passa il modello e quindi col modello posso farci qualcosa. In particolare, subito appena è arrivato il modello, dico dammi i voti e li metto subito nella casella di testo. E poi l'interfaccia comincerà a lavorare. Quindi ci sono due punti, tra virgolette, iniziali nel controller. Initialize, che avviene prima di tutto, e setModel che avviene dopo la creazione del modello. Alcune inizializzazioni le posso fare subito, altre le posso fare solamente dopo che avrò ricevuto il modello. Se vi trovate dentro il controller degli errori tipo null pointer exception sul model, è perché o l'avete chiamato il metodo troppo presto o vi siete dimenticati nel main di chiamare proprio setModel per dare al controller l'informazione su dov'è il modello. E quindi, ecco, adesso parte il programma con già un insieme di voti visualizzati. E quindi creiamo un nuovo esame con un voto di, non so, 24, faccio aggiungi e mi compare. Di nuovo compare nell'ordine che vuole lui, ma questo oramai ci abbiamo fatto il callo perché SQL funziona così. Quindi in qualche modo quella che era una gestione interna di un array list l'abbiamo sostituita in questo esercizio completamente con una gestione esterna su un database. I due metodi, aggiungi, dammi l'elenco dei voti e aggiungi un nuovo voto all'elenco, in questo caso nel modello semplicemente delegano al DAO di fare un'operazione sul database. Questo è un po' estremo, no? Fa tutto il database. Prima era estremo dall'altra parte, faccio tutto io in Java. Ecco, normalmente sarà poi una via di mezzo quella che ci servirà, perché è anche un po' antipatico che ogni volta che devo leggere l'elenco dei voti mi devo andare a chiedere al database. Se dovessi fare delle operazioni un pochino più complicate sui voti, tipo appunto modificarli, contare quanti sono maggiori di 20, così ogni volta devo fare una query al database. Magari mi conviene avere entrambe le cose. Cioè avere nel modello delle strutture dati, come la lista dei voti che avevamo prima, e questa struttura dati la leggo dal database, e se devo fare delle operazioni interne, lavoro con la lista. Se devo fare un'aggiunta oppure una ricerca più complessa, chiedo al DAO di farmela. Quindi noi avremo sempre, da adesso in avanti, un dubbio, una scelta più che un dubbio da fare. Ogni operazione che ci serve fare all'interno del modello potremo scegliere se farla con le liste, diciamo, con le strutture dati interne, oppure farla fare al database. Non sempre c'è la risposta giusta. Alcune cose magari mi trovo meglio, sono bravo a fare SQL, un'operazione complicata, mi trovo bene a farla col database, oppure sono bravo con le collection, mi trovo meglio a farla in Java, va bene lo stesso. L'importante è distinguere quello che è l'operazione che devo fare, di cui il controller ha bisogno, di cui l'applicazione ha bisogno,
dal modo con cui la faccio. Faccio un doppio loop con una lista o faccio una query con una join nel database? Beh, le sappiamo fare entrambe adesso. Quindi possiamo concentrarci su che cosa serve al programma per farle. Molto spesso il modello, nei programmi che facciamo, quasi sempre, come prima cosa si legge i dati e se li memorizza delle liste e poi ci lavora internamente per non fare sempre query. Se però queste liste fossero molto grandi, perché il database è molto grande, magari conviene non leggere tutto, ma leggere solamente i pezzi che ci servono. Di volta in volta dovremo farci la domanda e trovare la risposta più adeguata. Vi ringrazio per oggi e ci rivediamo la settimana prossima.